Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi facciamo la prima prova con lo Swell Pro Splash Drone 3 Più. Oggi ho messo questo gimbal che è il GC3. Ecco, questo gimbal è a tre assi. Nel video unboxing precedente non avevo fatto vedere bene gli altri payload che può sollevare questo drone. Infatti il PL3, che potete notare qua, che filma in 2,7K e che ha qui il servo di rilascio, ecco, non ha nessun altro motore tranne questo, quindi non ha un gimbal a tre assi ma solamente un asse, e può guardare giù e può guardare su, e il drone lo fa girare a destra e a sinistra. Quindi per video panoramici o se volete filmare un video vero e proprio, dovete per forza prendere il payload GC3, che ha un gimbal a tre assi ed è una telecamera in 4K, che oggi andremo a vedere la qualità di questa telecamera. Intanto vi faccio vedere anche il PL4. Questo modulo si utilizza per ricerca e soccorso o anche per pesca, ed è un modulo che riesce a vedere di notte, registrare di notte, trasmettere verso il radiocomando. Non solo, ha qua due potentissimi LED per illuminare eventualmente l'obiettivo, che sia un pesce o anche qualcosa da monitorare o salvare o anche avvisare. Naturalmente il PL4, esattamente come il PL3, ha un servo per rilascio rapido, che può essere un rilascio di un'esca, dei pesci, del cibo, o per rilasciare un cavo, che sia un cavo per soccorso, o anche una guida per un cavo di un soccorso, ma anche una boa di salvataggio, che questo quadricottero si vende anche eventualmente, se volete, con la boa di salvataggio, o si vende anche la boa di salvataggio a parte, ma anche per soccorso indiretto, come stavo dicendo a proposito del tubo o il cavo guida, eccetera, eccetera. Ovviamente tutti questi payload, compresa la telecamera, il gimbal e tutto quello che potete attaccare a questo drone, sono impermeabili all'acqua, e questo drone è veramente molto particolare, diverso da tutti gli altri droni che abbiamo visto sul canale, che avete mai visto, ma anche il telecomando ha delle funzioni particolari che altri non hanno, che adesso andremo a vedere. Essendo un drone da salvataggio, dovrà essere utilizzato con un sistema che trasmette l'immagine in tempo reale senza nessun ritardo, e quindi utilizza una trasmissione FPV analogica, quindi senza nessun ritardo. La qualità dell'immagine sullo schermo è veramente ottima. È completamente differente da quello che vediamo, diciamo, negli occhiali FPV dei droni che abbiamo visto sul canale. Probabilmente questo grazie al tipo di telecamera che trasmette e registra nello stesso momento. Qui abbiamo un bottone di accensione e spegnimento, che è un doppio bottone, quindi se lo premo non si accende, non si spegne nulla, tranne se premo tutte e due insieme. Ripremo un'altra volta tutte e due insieme per accendere il telecomando. Per quanto riguarda le antenne, abbiamo due antenne: un'antenna per ricevere il segnale in FPV dal drone sulla banda 5,8 GHz, e abbiamo l'antenna sulla trasmittente sulla banda 2,4 GHz. Qui abbiamo due bottoni. Questi due bottoni non si utilizzano quasi mai, perché servono per fare il binding col drone. Il drone arriva già bindato. Qui abbiamo le due rotelline per aggiustare l'angolazione della telecamera, sia il pitch che il roll. Qua dietro abbiamo un gancio per sollevare il radiocomando, ma arriva anche, come abbiamo visto nel video precedente, con un laccio. Non perché questo telecomando è molto largo, quanto perché queste rotelline sono molto particolari e si utilizzano per avere un volo molto preciso, sia per poter volare automaticamente aggiustando queste due rotelline, ma anche per poter avere le mani libere e fare qualcos'altro eventualmente. Ecco, adesso vi faccio vedere in tempo reale come si utilizzano queste rotelline, che vengono abilitate tramite questi switch se si vuole. In particolare, questo switch e rotellina controlleranno lo yaw, e questo switch e rotellina controlleranno il roll. Per quanto riguarda questo switch, attiva e disattiva il rilascio rapido, così è chiuso e così è aperto, ma si possono programmare tutti questi bottoni e anche le funzioni del quadricottero
tramite il Swell Pro Assistant, che è un programma che si può installare su PC e macOS per cambiare le funzioni del quadricottero. Qui abbiamo uno switch ed è una cosa molto particolare, non è un bottone, cosa che mi piace davvero tanto, di più di un bottone, perché ti permette di vedere quello che stai facendo, anzi di toccare quello che stai facendo senza guardare il telecomando eventualmente. E come stavo dicendo prima, questo quadricottero è davvero particolare nelle sue funzioni, perché abbiamo la modalità GPS, sì, che tutti conosciamo, che viene stabilizzata tramite GPS, sia con l'altitudine ma anche la posizione. Abbiamo la modalità di volo AT, tutto in giù, ovvero il quadricottero non sarà stabilizzato da GPS, potrà slittare, comunque sarà aiutato dall'accelerometro. In questa posizione, tra l'altro, possiamo avere una velocità maggiore del quadricottero. Per quanto riguarda la modalità cruise, e questa è la funzione particolare, cosa fa? Mixa il timone, lo yaw, assieme al roll, ovvero se vogliamo fare un cerchio orario andiamo a destra con lo stick e il quadricottero farà tutto da solo il cerchio, e quindi mixerà tutti i comandi da solo. Se vogliamo fare uno antiorario andiamo a sinistra, cosa che ho trovato davvero molto utile sia per filmare ma anche per insegnare a un principiante come filmare senza fatica, ma non deve neanche imparare, basta che muova lo stick e il quadricottero fa tutto da solo, ma anche per viaggiare, avere la mano libera a fare qualcos'altro mentre stiamo comandando il quadricottero direttamente solamente con uno stick. Lo schermo non è touch, ma come potete notare è veramente molto luminoso, ma comunque il quadricottero arriva anche con un parasole. E sul lato sinistro dello schermo, che è inclinabile, che cosa che aiuta a vedere durante le giornate luminose, abbiamo il bottone di accensione e spegnimento dello schermo, perché c'è questo bottone di accensione e spegnimento. Ecco, eventualmente se vogliamo risparmiare batteria e spegnere lo schermo possiamo farlo indipendentemente dal telecomando. Abbiamo il bottone per ricercare il canale sul quale è messa la trasmissione video. Sul lato destro abbiamo invece il cambio manuale del canale e della banda, e abbiamo anche il menu per cambiare la luminosità dello schermo, che come potete notare in questo momento è solamente all'80%, nonostante questo si vede molto bene. Possiamo cambiare contrasto, saturazione, eccetera eccetera. In realtà questa non è la prima volta che faccio decollare questo quadricottero, l'ho fatto decollare al mare facendo qualche prova prima di fare questo video, e mi è piaciuta talmente tanto una cosa che vorrei raccontarvi, ovvero questo tipo di carrello di atterraggio, che è davvero molto molto utile specialmente nella sabbia, perché durante queste prove che ho fatto c'era tantissimo vento, e durante questo vento ovviamente è difficile atterrare, quindi l'unico modo era farlo atterrare velocemente per i cambiamenti di vento, e questi carrelli di atterraggio hanno infilzato la sabbia, sono entrati dentro e sono rimasti fissi dentro, facilitando l'atterraggio ed evitando i movimenti che di solito vediamo durante l'atterraggio degli altri droni. Bene, decolliamo, vedete adesso ho armato i motori, molto semplice, vado con lo stick sinistro in su, il quadricottero decolla dritto. Ok, e adesso stiamo filmando. Ecco, questa cosa qui del toccare l'acqua con il drone, o toccare sia accidentalmente ma anche di proposito, è una cosa che è molto difficile fare con un altro drone. Difficile, è impossibile. Facciamo subito una prova di ritorno a casa, 1, 2, 3. Il quadricottero prende una quota di 20 metri, arriva al punto di decollo e atterra in automatico. Questi 20 metri purtroppo non sono
non si possono regolare tramite il telecomando, ma bisogna utilizzare il programma Swell Pro Assistant, che si utilizza tramite il computer. Come potete notare, adesso ha effettuato un atterraggio automatico, ok, ed è tornato nel punto preciso da dove è decollato, perché questo quadricottero ha il GPS, uno dei più grandi che potete vedere su un drone, e funziona sia su GPS ma anche su GLONASS, quindi è molto preciso. Vi faccio vedere la modalità cruise come funziona. Praticamente adesso l'ho attivata, e se vado avanti il drone va avanti, se invece viro a destra vedete che fa il giro a destra in automatico, ok? Se viro un pochino a sinistra fa il giro a sinistra, cosa molto utile specialmente per i principianti. Per quanto riguarda la distanza massima che può raggiungere questo quadricottero è di circa 1,6 km, adesso siamo molto bassi, quindi qua vediamo un po' di anzi siamo coperti addirittura da una zona. Adesso abbasso il gimbal un pochino, okay, così riusciamo a filmare e vedere meglio. Come potete notare, lo sto pilotando solamente con una mano, sia per girare e anche per avanzare. Lo stesso posso farlo anche al contrario, indietro. Il quadricottero è abbastanza veloce, se volete rallentarlo, ecco, potete fare quello che avevo detto qua, per esempio vado con questo switch in giù e adesso utilizzo la rotellina, per esempio, per andare verso sinistra, così adesso sto regolando l'angolazione destra, ok? Mentre ho regolato l'angolazione destra posso regolare anche lo yaw, che adesso ho sbagliato proprio, ok? Però per fargli fare un movimento interessante, così. Ecco, guardate che bella cosa che si può fare con questo quadricottero, che difficilmente si riesce a fare con un altro, perché non abbiamo questi controlli molto fini con altri quadricotteri. Vedete che ruota praticamente il quadricottero. Bellissimo. Purtroppo non c'è tanto sole, adesso siamo al tramonto, ma volevo farvi vedere questa cosa. Ecco, vedete queste frecce qua, praticamente ci aiutano a tornare a casa senza dover utilizzare il GPS. Adesso che queste due frecce sono qua, vuol dire che il quadricottero è girato al contrario, quindi abbiamo il muso davanti e il suo di dietro è verso di noi. E se adesso lo giro al contrario, vedete che queste frecce adesso cambieranno, ok, e inizia ad arrivare questa cosina qua che ci indica la direzione di casa. Quando questa cosina qua è in mezzo, vuol dire che siamo nella direzione di casa corretta, e adesso posso tornare a casa venendo verso di me. Per quanto riguarda invece la durata della batteria, è di circa 26 minuti. Ok, adesso utilizzo la modalità cruise, che è davvero facile. Adesso sto pilotando il quadricottero solamente con una mano, diminuisco un pochino l'altitudine e viaggio con il quadricottero lentamente sopra l'acqua. In questo momento mi sta avvisando che la batteria è scarica, come si vede qua sullo schermo, quindi torniamo alla base. Ok, facciamo un atterraggio manuale, intanto spengo la telecamera. L'atterraggio manuale è veramente semplice e molto molto dolce. Una volta che toccate terra basta tenere lo stick in giù e il quadricottero si ferma
e ferma le sue eliche. Inserire la batteria all'interno del quadricottero è veramente semplice, sembra difficile all'inizio, ma una volta che vi abituate come inserirla è molto facile. Una volta collegato tramite XC60 si accende, ok, però comunque qui avete un bottone di accensione e spegnimento. Se lo tenete premuto si spegne, se lo premete una volta si accende, quindi viene molto utile questo bottone per spegnere e non consumare energia durante diciamo la fase di preparazione. Sullo schermo, come potete notare, ci sono un sacco di dati. Purtroppo questi dati non vengono registrati su un DVR e perciò se dovessimo perdere il quadricottero, purtroppo non abbiamo questi dati a disposizione. Ecco, abbiamo l'altitudine, la distanza da noi, abbiamo per esempio l'inclinazione del pitch in avanti o indietro, abbiamo l'inclinazione a destra, a sinistra. A cosa servono queste inclinazioni? Perché non li troviamo in altri droni? Beh, perché questo drone ha la possibilità di girare il gimbal a destra e a sinistra e anche sotto e sopra, e se il gimbal è girato non riuscite magari a capire l'angolazione che volete. E non solo, potete anche mantenere il quadricottero in una certa angolazione per mantenere diciamo una visuale di un video che state facendo, cosa che è veramente utile per fare un video fisso che si muove veramente pochissimo. Per quanto riguarda il movimento del gimbal, è un movimento esponenziale, quindi sì, se lo muovete tantissimo vedete che si muove velocemente, ma se lo muovete solamente un pochino riuscite ad ottenere dei movimenti precisi. Ok, vediamo un pochino il movimento tramite il cruise, però indietro vediamo come si comporta il quadricottero. Siamo veramente raso acqua e adesso mi muovo qua a destra, vedete che come si muove. Faccio la stessa cosa in avanti e facciamo un cerchio utilizzando solamente lo stick destro. Ovviamente questo quadricottero ha solamente il barometro come sensore di altitudine, quindi ogni tanto col cambiamento della pressione potrebbe perdere quota. Ok, adesso proviamo con il cruise in avanti, solamente utilizzando uno stick. Vedete che posso fare i cerchi, posso fare 8, ecco, utilizzando solamente uno stick solo. Proviamo ad atterrare nell'acqua mentre stiamo registrando, ok? Atterrato, ho spento addirittura i motori completamente, adesso riaccendo i motori e riparto. La cosa che mi ha impressionato anche nella telecamera e che nonostante che sia entrato e uscito nell'acqua non è diciamo piena di gocce. Adesso vabbè, siamo contro luce e non c'è più luce in realtà, ma vedete che la telecamera è veramente chiara, non si appanna con le gocce d'acqua, non rimangono sopra. Probabilmente hanno messo uno strato di qualcosa sopra, vediamo se riusciamo a vedere sott'acqua. Ok, inclino la telecamera sott'acqua. Ok, adesso sto guardando proprio sott'acqua con la telecamera. Vabbè, qua non c'è tanta luce e quindi non si vede tanto. Spero che questo video sia stato interessante. Se lo è stato, cliccate su mi piace, altrimenti cliccate su non mi piace. Come al solito vi lascio il link e il coupon sconto nella descrizione del video, ma anche su Involo con Issam, e potete cliccare direttamente qua. Nel frattempo vi saluto e mi raccomando, seguite questa serie di video perché ce ne saranno altri molto interessanti sulle ulteriori funzioni di questo quadricottero.